Chiedo scusa, dobbiamo rifare l'appello. Prego la segretaria di procedere all'appello. Allora, riprendiamo i lavori e ha chiesto la parola il sindaco Gaetano Manfredi. Prego, sindaco. È l'appello. Sindaco, mi perdoni, è che il segretario mi bacchetta. Prego. Devo rifare l'appello. Sindaco presente. Acampora presente. Amato presente. Andreozzi presente. Bassolino assente. Borrelli assente. Borriello presente. Brescia assente, Carbone presente, Cecere assente, Cilenti presente, Clemente assente, presente, Colella presente, D'Angelo Bianca Maria assente, D'Angelo Sergio presente. Esposito Aniello assente, Esposito Gennaro presente, Esposito Pasquale assente, Flocco Salvatore presente, Fucito Fulvio presente, Grimaldi Luigi assente, Guangi Salvatore presente, Lange Consiglio presente, Longobardi assente. Madonna assente, Maisto presente, Maresca assente, Migliaccio presente, Minopoli presente, Musto presente, Pai Pais assente, Palumbo assente, Pepe presente. Rispoli assente, Saggese assente, Sannino assente, Savarese presente, Savastano assente, Simeone presente, Sorrentino presente, Vitelli presente. 24 presenti, adesso posso dare la parola al sindaco Manfredi. Volevo fare una breve considerazione su questa delibera, poi lascio la parola all'assessore
armato per la replica, anche per indicare quella che è la strada che noi già stiamo seguendo come amministrazione. Io credo che il tema dell'occupazione degli spazi pubblici e dell'uso degli spazi pubblici nella città, nel centro storico, è un tema molto importante che copre e risponde a sensibilità molto diverse all'interno della città, e noi dobbiamo anche renderci, diciamo, responsabili di questa complessità, non pensando che con delle posizioni, diciamo, di parte si possa risolvere un problema che è un problema di tutti. Quindi noi dobbiamo contemperare sicuramente l'esigenza di tutela del centro storico, che io ho ripetuto spesso, perché diciamo, noi dobbiamo salvaguardare il centro storico è un bene dell'UNESCO, siamo tutti contenti e siamo stati felici dell'evento, della bellissima rappresentazione che ha dato della città Alberto Angela, però è chiaro che la città di Alberto Angela è una città senza persone e senza occupazione dello spazio pubblico, quindi praticamente che è stata girata di notte, quindi noi dobbiamo essere anche in grado di tutelare quegli spazi, e questo l'ho detto anche pubblicamente, come anche abbiamo l'esigenza dei cittadini che chiaramente debbono avere i loro spazi, abbiamo anche l'esigenza delle attività produttive, perché non possiamo negare che alcune attività produttive gestite in maniera corretta hanno rappresentato per alcune parti del territorio anche un recupero di legalità e un recupero di vivibilità. Quindi questo problema non può essere risolto dal mio punto di vista in una visione semplicistica di contrapposizione di posizioni estreme diverse, ma deve essere espressione di una sintesi delle varie posizioni e delle varie parti che sono oggi in gioco. Noi oggi ci troviamo in una situazione emergenziale, la proroga della delibera è quasi un atto dovuto, nel senso che noi è chiaro che nel pieno di un'emergenza, oggi abbiamo avuto più di 7.000 casi, non possiamo immaginare di cambiare dalla sera alla mattina una situazione che richiede un cambiamento per tutti. Per questo motivo l'invito che faccio, poi dopo lascio la parola all'assessore armato, è che vengano utilizzati questi 3 mesi di tempo dello stato di emergenza, sperando che non si proroghi più, non per l'occupazione dello spazio pubblico, ma che significa che la pandemia è finita, che quindi è una cosa che a noi ci sta molto a cuore, per trovare una soluzione di gestione degli spazi pubblici della città, e questo ovviamente insieme alla commissione competente, che ci consenta poi, dopo il 31 di marzo, di tornare alla normalità, perché l'emergenza non può diventare normalità nella nostra città, come spesso avviene. E questo è un impegno che deve essere assunto dalla nostra giunta e dalla nostra amministrazione in questa fase, come ha sottolineato anche il consigliere Esposito, noi abbiamo la necessità, come del resto già stiamo facendo, ma in maniera ancora più rigorosa, di verificare che l'occupazione dello spazio pubblico, la gestione dello spazio pubblico, la gestione dei rifiuti, cioè tutto quello che è riportato come prescrizione nella delibera che noi andiamo ad assumere, venga rispettata in maniera rigorosa. Quindi non possiamo accettare che ci siano delle gestioni allegre di questi spazi, sia dal punto di vista dell'estensione degli spazi, la gestione dei rifiuti, che è anche la gestione della pulizia di quelle aree, che è nella responsabilità dei gestori, quindi non più nella responsabilità della nostra amministrazione, e quindi questo deve essere verificato. Quindi su questo c'è il mio impegno, e quindi credo anche l'impegno del Consiglio che è stato manifestato, di poter procedere celermente a un confronto nell'ambito della Commissione, ovviamente con la presenza anche dell'assessore, per arrivare a una soluzione condivisa che poi sarà la soluzione a regime che noi adotteremo il 31 marzo, perché primo aprile insomma, è giornata, diciamo, sembra il pesce di aprile. E lascio la parola all'assessore. Prego, assessore Armato. Grazie Presidente. Sindaco, a me sembra che le parole del sindaco
indichino chiaramente il percorso che abbiamo davanti. Io, nel ringraziare le consigliere e i consiglieri che sono intervenuti stasera in questo dibattito lungo, davvero farò tesoro delle cose che sono state dette, sia quelle di piena condivisione della decisione della Giunta e sia le riflessioni un po' più critiche che sono state espresse in quest'Aula stasera. Io credo che questo sia un tema ed è bene che noi abbiamo incominciato ad affrontarlo e continueremo ad affrontarlo nelle sedi giuste, come ci consigliava il sindaco di fare nella commissione, e utilizzando questi 3 mesi che abbiamo davanti, alla fine speriamo, dell'emergenza, per mettere delle regole. Non contro, a favore, perché le regole non devono essere mai penalizzanti di una parte o dell'altra, perché una convivenza civile si devono contemperare tutti i diritti e tutti i doveri, e come diceva il sindaco, noi dobbiamo farci carico della gestione e di capire e di saper interpretare la complessità, che a Napoli è veramente tanta, è molto eterogenea. Quindi io intanto voglio annunciare al Consiglio, poi ne parlerò anche in Commissione, che riprendiamo il discorso che era stato purtroppo solo parzialmente fatto nei mesi scorsi dalla commissione larga, il gruppo di lavoro largo in cui c'era il Comune, la Camera di Commercio, l'Università, la Sovrintendenza, per dare delle regole alla zona UNESCO. Se ne è fatto solo un pezzetto, bisogna allargarlo, quello troveremo i fondi, individueremo i fondi. Prima la consigliera Sorrentino diceva non sono stati individuati i fondi e perciò è finito il lavoro di questa commissione, noi individueremo i fondi per fare in modo che questo lavoro prosegua. Questo è un tema, dobbiamo confrontarci con questo tema e utilizzare questa transizione, che speriamo sia davvero transizione breve, per arrivare poi alla definizione di un futuro migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie. Bene, allora, se non ci sono richiesta di intervento da parte di Toti Lange e poi del consigliere Esposito Gennaro. Dichiarazione di voto. Sì. Prima Lange e poi... rapido per lasciare giustamente la parola al consigliere Esposito. Io mi permettete soltanto, ecco, in questa occasione di ringraziare il sindaco di Napoli per le parole di grande equilibrio e di buon senso che devono essere, secondo me, come dire, la via maestra su cui lavorare su questo argomento. Non bisogna tenere presente la grave situazione, la disastrosa situazione che hanno dovuto affrontare in questi 2 anni le tante attività commerciali e pubblici esercizi che sono un tessuto così importante, fondamentale, se non maggioritario, del tessuto produttivo del nostro territorio. Un'emergenza che, come dire, questa delibera lo prova, siamo in piena emergenza ancora e speriamo, come dire, di vedere finalmente dietro l'angolo una prospettiva migliore, però oggi abbiamo, ed è stato detto e lo ribadiamo, alberghi vuoti, B&B che praticamente già hanno patito tantissime disdette in questi 2 anni, che pensavano di avere, diciamo così, un momento di respiro in un momento così importante per l'incoming turistico della nostra città, che sono praticamente vuoti. Cenoni che sono saltati perché un po' per le restrizioni, un po' perché ovviamente le persone giustamente, a ragione, non escono e non c'è turismo di qualità. E quindi l'emergenza non è che sta per passare, noi siamo ancora nel pieno della drammaticità dell'emergenza. C'è la carne viva del tessuto produttivo della nostra città che soffre disperatamente. Quindi, nessuno nega che ci sia un problema e un'emergenza, cioè non ci sia un problema di sistema generale per quanto riguarda il sistema di occupazione suolo
del nostro territorio. Però appunto, come diceva giustamente il sindaco, non è una cosa che si può, ecco, con la bacchetta magica e con un semplice ordine del giorno, un emendamento, che pure in qualche modo cerca di affrontare un problema che c'è, tutti quanti lo riconosciamo. E allora dico, apriamo anche su questo punto, come dire, una stagione nuova, di che sia fatta fondamentalmente di concertazione, di grande equilibrio, di interlocuzione con le associazioni di categoria, con la parte sana e propositiva del nostro territorio. Oggi le associazioni di categoria, la Confcommercio, la FIPE, è uscito con una richiesta di maggiori controlli proprio in questa fase, per dire le associazioni di categoria, quelle sane, quelle che in qualche modo vogliono essere garanti, diciamo così, di un'economia sana, perché l'economia sana è quella che poi realmente crea sviluppo, non che consuma voracemente il territorio, ma che crea, come dire, una prospettiva di sviluppo solido, reale, che continua. Cioè l'azienda sana ragiona su una programmazione a lungo termine, e questo, come dire, è l'ABC di chi fa impresa. Ecco, quindi io faccio appello all'assessore Armato affinché col nuovo anno convochi subito un tavolo, non solo ovviamente con le realtà istituzionali a cui faceva riferimento, che non si sono mai tirate indietro. Io ne so qualcosa quando ho fatto l'assessore al commercio e la polizia amministrativa al Vomero, sono sempre estremamente collaborative, come le università, le associazioni di categoria, le associazioni degli architetti, degli ingegneri. Ma convochi subito le associazioni di categoria, che non si sono mai tirate indietro e vogliono dare sicuramente un contributo fattivo e propositivo. Ringrazio ancora il sindaco per questo, come dire, questo approccio di grande equilibrio, di moderazione e di buonsenso. Grazie consigliere Lange, la parola a Gennaro Esposito. Grazie Presidente. Dunque, dopo l'intervento del sindaco, come dire, non posso che prenderne atto e promettere ancora di più un mio maggiore impegno nel collaborare con la Giunta affinché si affrontino i problemi della città e in particolare di questo. Quindi accolgo l'invito a discuterne quanto prima in commissione. Volendo semplicemente chiudere dicendo, ma l'ordine del giorno diceva tutto sommato facciamo i controlli, l'emendamento diceva mettiamo dei segni distintivi per quelli che occupano, in modo tale che se uno occupa di più, allora non vorrei far passare l'idea che chi chiede il rispetto delle regole sia un estremista, perché altrimenti insomma, andiamo oltre. Quindi chi chiede il rispetto delle regole è uno che è normale, non è estremista, non pensa che il suo problema, il problema che espone è superiore rispetto a quello degli altri, non pensa che a Napoli c'è la camorra che copre tutto e quindi chiaramente non si può fare più niente. Quindi io con senso di responsabilità e vincolo di maggioranza e con la promessa di una maggiore collaborazione, sindaco, sarò più solerte, più presente al secondo piano, insomma, al terzo piano, insomma, al primo, per dare forse maggiori spunti e quindi avviare un rapporto di collaborazione ancora più stringente. Grazie. Non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera 573 del 21/12/2021. Per alzata di mano, chi si astiene? Guanci, Palumbo. Chi è contrario? Chi è a favore? Approvato a maggioranza. Grazie consigliere Gennaro Esposito. Prossimo ordine del giorno, delibera di giunta 559 del 17/12/2021, Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2020, per l'erogazione degli assegni di cura, PON Metro React 2014-20, proposta al Consiglio per l'iscrizione dei relativi
Chiedo scusa, torno indietro. Mi perdoni, Assessore, è una proposta al Consiglio, devo mettere la delibera precedente, perdonatemi. Quindi devo votare la immediata eseguibilità. Perdonatemi, consiglieri, la stanchezza. Allora, sempre per alzata di mano, l'immediata eseguibilità sulla delibera 573. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è a favore? Approvata all'unanimità. Grazie. Allora, ritorniamo alla 559 del 17/12/2021. Proposta al Consiglio per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nella parte entrata e nella parte spesa annualità 2021 e 2022 del bilancio 2021-2023. Relatori in aula, l'assessore Trapanese. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente, grazie consiglieri. Allora, questa delibera è una delibera molto tecnica, parliamo degli assegni di cura, gli assegni di cura per le persone con gravissime disabilità. Ci sono due tipi di misura, gravissime e gravi. I gravissimi sono circa 1000 utenti che hanno un assegno di cura mensile, di solito pagato bimestralmente. Abbiamo avuto un problema nella variazione bilancio che va fatta entro il 30 novembre perché non c'erano ancora i fondi disponibili, ma i fondi sono arrivati successivamente e quindi chiediamo appunto una variazione di bilancio che dia la possibilità di continuare il pagamento degli assegni di cura e questo è molto importante soprattutto per le famiglie, cioè avere ora la possibilità di poter mettere nella variazione l'anticipo di questi che circa il 30% di questi assegni di cura ci dà la possibilità di non interrompere il sussidio alle famiglie, altrimenti dovremmo poi metterli nell'avanzo vincolato, quindi creerebbe un disagio alle persone che in questo momento ne hanno bisogno e quindi vi chiedo di approvare questa delibera. Grazie Assessore Trapanese. Ci sono interventi, Massimo Cilenti. Grazie Presidente. La delibera l'abbiamo affrontata, l'abbiamo letta e discussa all'interno della Commissione Politiche Sociali. Devo dire, approfitto di questa opportunità per dire che stiamo lavorando molto bene con l'Assessore Trapanese, persona di grande disponibilità. Sino ad oggi su tre commissioni convocate, se non vado errato, ben due volte l'abbiamo convocato, devo dire, ci ha illuminati sull'attività quasi per intero, abbiamo bisogno di ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda la delibera, è una delibera importante, certo abbisognerebbe di un po' più di personale questa struttura, perché c'è una persona che liquida tutte le pratiche, quindi se si sommano ritardi si sommano soltanto perché non c'è il personale disponibile a poter erogare una importante forma di assistenza per persone che hanno difficoltà concrete. In più aggiungo, mi sembra che questa sia l'ultima delibera, vero? No. Magari ecco, nelle prossime occasioni, proprio perché 12 ore continue di attività possono, con andare avanti dei mesi, procurare degli stop, e considerate che queste sono delibere importanti, fondamentali per famiglie che aspettano questo intervento, se è possibile nella declaratoria delle delibere metterla al primo posto. Si tratta di persone che hanno meno e che hanno maggiori svantaggi rispetto a noi. Quindi, se è possibile, per la prossima volta, Presidente, metterla come uno dei primi punti all'ordine del giorno. Grazie. Grazie Presidente Cilenti. La parola a Salvatore Guanci. Presidente, io chiedo all'Assessore, anzi proporrei all'Assessore di verificare perché c'è una parte dei gravi che non riceve l'assegno di cura. Quindi magari fare interloquire con la Regione Campania e cercare di trovare i finanziamenti giusti anche per questa categoria di
assistiti che necessitano anche loro di questo contributo, perché credo che il contributo vada esteso soprattutto ai gravi e ai gravissimi. I gravissimi per il momento stanno usufruendo di questo contributo, di questo beneficio che ben venga, anzi facciamo bene che anzi spingiamo di più la Regione Campania, ma credo che vada fatta e vada posta anche l'attenzione sui gravi, i disabili gravi che comunque hanno difficoltà allo stesso modo dei gravissimi, e però non viene riconosciuto a loro il pagamento del contributo mensile. Quindi chiedo all'assessore se poi si può far carico, tra l'altro ho presentato un'interrogazione che arriverà a giorni proprio in materia degli assegni di cura, per conoscere anche i nominativi delle persone che hanno usufruiscono di questo contributo, soprattutto quanti ne sono. Lei parlava di 1000, a me mi dicevano che erano intorno ai 700-800, quindi volevo capirci un poco meglio per avere un po' il quadro più chiaro della questione. Grazie consigliere Guanci, ci sono altri interventi? Bene, allora pongo in votazione la delibera 559 del 17/12/2021 per alzata di mano. Chi si astiene? Clemente Lange. Chi è contrario? Chi è a favore? A maggioranza con l'astensione di Clemente e Lange. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è a favore? All'unanimità. Un attimo solo, abbiamo un ordine del giorno a firma dei consiglieri di maggioranza, che ha prima firma del consigliere D'Angelo. Lo vuole illustrare, consigliere? Prego. Lo faccio davvero con poche parole, perché immagino che i sottoscrittori, i proponenti dell'ordine del giorno, anche le minoranze abbiano avuto possibilità di leggerlo. L'ordine del giorno è semplicemente ispirato da orientamenti dell'Unione Europea, indirizzi che hanno prodotto due DL, quello sulla concorrenza e quello sul PNRR, che impattano pesantemente sulla gestione, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. E credo che sia molto serio affrontare questo problema, perché si corre il rischio che vengano a meno prerogative attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, che assegnano questa funzione esattamente ai comuni, alle province e alle città metropolitane. E l'ordine del giorno è anche ispirato però dal referendum del 2011, con il quale in qualche misura la volontà popolare si è espressa contro la privatizzazione dei servizi pubblici, in primis dei servizi pubblici idrici, ma di tutti i servizi pubblici, e contro la possibilità di speculare sulla gestione e la concessione dei servizi pubblici. Ecco, quello che si chiede all'amministrazione è l'impegno ad implementare i rapporti con l'ANCI, con le università con cui ABC già collabora da tempo, perché forse proprio in quell'ambito è possibile ricercare un percorso anche di approfondimento per tutelare tanto i valori del referendum quanto queste prerogative dei comuni, che non possono essere minacciati da questi due DL. Allora, grazie al consigliere D'Angelo. Ha chiesto la parola il sindaco per una breve replica sull'ordine del giorno. Il tema che viene sollevato in quest'ordine del giorno è un tema molto importante, che chiaramente riguarda l'equilibrio nella gestione
dei servizi pubblici rispetto a quelli che sono gli interessi e anche i valori tutelati dalla Costituzione. Chiaramente questo è un tema che oggi è al centro anche di una discussione, di un dibattito a livello nazionale tra quelle che sono le posizioni della Commissione europea, le posizioni dello Stato centrale e ovviamente il ruolo degli enti locali. Quindi io recepiamo questo ordine del giorno, è un parere favorevole perché credo che sia molto importante portare questa discussione nell'ambito dell'ANCI, perché è ovvio che questo è un tema che rientra in un dibattito più generale su quelle che sono le posizioni del sistema degli enti locali. Grazie Sindaco, metto ai voti l'ordine del giorno. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è a favore? Approvato all'unanimità, mi sembra di capire. Bene. Allora chiudiamo i lavori del Consiglio alle ore 20. Ringrazio tutti per la collaborazione dimostrata in questa lunghissima giornata di lavori. A domani.